Allora, c'è un signore che vuole venire qui, per favore. Posso fare una domanda? Visto da Google, lo speciale di cui stiamo parlando, sono 10 capannoni circa, no? Stiamo parlando tutta questa area o solo dell'area di proprietà della... Stiamo parlando di tutta quanta quest'area che si vede da Google, o figli, una pianta... La ZUP, sono due aree. O invece soltanto dell'area della Thyssen, perché sono tutte le parti della Thyssen. E loro parlano anche del Monaco. Allora, sono due aree diverse. C'è quasi il 60% di quella area, il 40% Thyssen, 60% Cassa Depositi e Prestiti. Non so come si chiama, comunque da quello che mi risulta, da questo che mi risulta è di Cagliari proprietà della Cassa Depositi e Prestiti. Sì, è vero. Vorrei soltanto chiedere di che cosa stiamo parlando, giusto per circoscrivere tutto quanto, o soltanto di un pezzo? Della ZUT. Sì, io volevo capire se questo valore, diciamo, di inquinamento pari a 2, di cui accennava prima, è comunque compatibile col fatto di mettere un ospedale oppure no? Sì. No, ma quello che dice, cioè, riusciamo a mettere due cose confrontabili, nel senso che se arriva a valore 2 si può confrontare, no? Nel senso che possono decidere uno o l'altro. Se invece 2 è comunque troppo alto per creare un ospedale con tutto quello che le compete, è ovvio che non c'è confronto. Angela, io lo so sapere una cosa, stiamo parlando di bonifica, ma la proprietà di questo terreno di chi è? Ma Angela fa la valletta. La proprietà del terreno che si vuole bonificare di chi è? Perché parliamo del comune, dei costi, dei tempi, se la proprietà è della fissa? Chi inquina paga. Volevo chiedere, penalmente la Thyssen è dovuta a intervenire? E chi lo farà intervenire? Cioè, questi qua pagano, se i politici, i nostri governanti non sono intervenuti, per quale motivo? Cominciamo a rispondere a queste domande, posso... Ad alcune posso provare a rispondere. Una cosa, la proprietà è passata da Thyssen a AST, ma attenzione, Thyssen ha ancora il 15% del capitale di AST, che equivale a circa 28 milioni di euro, più che sufficienti per pagare la bonifica, volendo. Chi deve pagare la bonifica se non la fanno loro? La legge, qui poi posso qua ribadire, la legge dice che chi è inquinato, ha inquinato la Thyssen e il suo successore, che si è preso tutto, quindi deve prendersi anche il peso di questa cosa. C'è poco da fare, è il sindaco con ordinanza che deve imporre la bonifica, e se non viene fatta la fa, come ci ha dimostrato in una inizio, la fa il pubblico, ma si rivale sulla proprietà in danno, per esempio con tutto il bene, i terreni, scusa, se non ha soldi. Quindi dal 2007 fino adesso tutti i sindaci che sono passati non hanno fatto questo, hanno sempre preso per il culo. Questo ci hanno preso sempre per i polmelli. E sarebbe continuato così se per fortuna non ci fossimo attivati e portato la questione a un buon livello, diciamo così. Diceva il signore, come fai a intervenire sulla proprietà privata? La proprietà privata non è un bene assoluto. La proprietà privata ha diritto di esistere, tutelata, eccetera, ma l'articolo 42 della Costituzione
cioè della legge fondamentale della nostra collettività, del nostro paese, dice che deve rispondere a certi criteri e avere una finalità sociale. Finalità sociale. Che finalità sociale ha quel cadavere lì da 16 anni a questa parte? Se non disastro sociale e ambientale, non rispetta la Costituzione. E noi collettività possiamo intervenire attraverso uno strumento legale, il piano regolatore. Il piano regolatore è lo strumento sovrano del comune per decidere quale destinazione ha il suolo, pubblico o privato che sia. Tant'è che adesso passerà in consiglio comunale una delibera che dice che quella proprietà che finora era destinata a industria e commercio sarà destinata a verde. Lo so che diventa abbastanza così difficile da credere che questo possa avvenire così semplicemente, tant'è che ci hanno detto proprio in consiglio comunale lunedì scorso che ci sarà un incontro tra l'assessore all'urbanistica che deve fare questa variante di piano regolatore e Arvedi questa settimana o la prossima, in questi giorni, perché è chiaro che adesso si fanno vivi. Ma scusa, l'assessore incontrarsi con chi? Prego? L'assessore deve incontrarsi con chi? Con Arvedi, la proprietà della... Con la proprietà SP. Avranno un incontro, ci hanno detto che ci sarà questo incontro, quindi si immagina che sia su queste cose. Però per quanto riguarda i limiti che citava lei, io lascio la parola a Marcello. È semplice, sì. Il limite 2 è per la zona che potrebbe essere utilizzata anche per scopi residenziali, quindi verde residenziale. No, questo è importante perché il rischio è che fosse talmente inquinata non che non si poteva fare l'ospedale. Certo. Penso che il grosso problema è un problema di tempi. Di tempi. Perché? Però magari ne parliamo dopo perché altrimenti qualcuno non vuole che si parli di questo argomento. Scusate, abbiamo qui Padre Giuseppe, la ringraziamo per l'ospitalità e la ringraziamo infinitamente. Grazie. Se ci vuole. No, molto brevemente passo di Maria a salutare. E dire che appunto nelle parrocchie ecco abbiamo sensibilizzato le persone per questo grande problema e spero che si possa risolvere, quindi con l'aiuto di tutti che si possa risolvere, quindi vi appoggiamo e niente, avanti, va bene? Grazie. Questo ci conforta moltissimo perché evidentemente i valori sono comuni e quindi grazie anche dell'ospitalità ancora una volta. Scusate nella metà però prima non potevo. Grazie. Grazie mille. E secondo pure che è partecipato. Sì, infatti. Grazie soprattutto alla vostra collaborazione, prego, vostra ospitalità. Prego. Grazie mille. Di avanti, poi ci informiamo. Procediamo. Sì. Grazie mille. Grazie. Dunque, grazie ancora. C'è l'architetto Bettini che può dirci qualcosa? Ma io pongo sempre dei problemi. Sì, il fatto che solo un assessore si incontri con le ditte, perché sono due, sono tutti e due che hanno inquinato, perché come è stato verificato anche la parte del Bonafuse ha lo stesso tipo di problema, del resto si svolgeva lo stesso tipo di lavoro, ma comunque dovrebbe essere il sindaco invece non solo a incontrare le proprietà,
ma magari far partire una citazione penale, perché si tratta proprio di un delitto penale. Allora chiedo al... Lei è un giurista, no? Paga di sì. Allora, banalmente, non si è sentito niente di male. No. Allora, sono stati inseriti i delitti contro l'ambiente, parlo del codice penale, dalla legge numero 68 del 2015. In realtà le modifiche sono partite dal 2013. In 11 anni non è stato fatto niente. Comunque, le nuove fattispecie delittuose all'articolo 1 sono 6, di queste 3 parlano di inquinamento ambientale, disastro ambientale, omessa bonifica. Ora, c'è un appiglio, mi sembra abbastanza robusto, nella legge. È strano che, parlo del 2013 in poi, quindi il tempo c'è stato, anche se non dal 2007, ma comunque i vari sindaci potevano benissimo avvalersene. In particolare, l'articolo, scusi se cito questo, ma anche a lei fa bene un ripasso. Assolutamente. L'articolo 452 bis, sempre del codice penale, non sono cose che dico io, punisce l'inquinamento ambientale sanzionando con la reclusione da 2 a 6 anni. Poco, mi sembra poco, ma comunque chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento, virgolettato, significativi e misurabili, più misurabili di così non si muore, dello stato preesistente delle acque e dell'aria. Ogni tanto ci si esprime in maniera chiara, di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo. Ma sembra proprio scritto da uno che la saluta, da un comitato della Pellerina o di un ecosistema della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna. Ora, è intervenuto appunto da qualche anno una sensibilità e una coscienza maggiore dei problemi economici e ecologici, e quindi anche perché la ripetizione di questi disastri impuniti andava comunque assunta anche a livello legale nel codice civile, perché il problema, lo sapete bene, si possono avere tutte le ragioni del mondo, ma se non c'è un articolo del codice civile, quelle ragioni fanno la fine dell'aria fritta, eccetera. Prima questione. La seconda questione che voglio porre è, che è legata alla questione del MISO, quello appunto della messa in sicurezza operativa, eccetera. Si è detto negli incontri anche con noi e nell'audizione alla quale abbiamo partecipato io e un collega direttamente nella commissione consigliare, che comunque anche se si fa il parco, anzi soprattutto se si fa il parco, bisogna comunque bonificare. Cioè, è chiaro che comunque bisogna bonificare. Allora, cominciamo a mettere in chiaro che se non si parlasse più del MISO sarebbe molto meglio, perché almeno si affronta il toro per le corna e si indirizza l'intervento in maniera non certo, credo, esaustiva, perché forse non abbiamo ancora la sostanza che ci libera dal cromo esavalente. Ci libera? No. Se fanno una bonifica come va fatta, sì. Sì? Bisogna portare via il terreno. Sì. Permanente? Bisogna scavare e portare via il terreno, sì. Ecco. Beh, comunque, insomma. Allora, nelle diciamo discariche che... apposta.
diciamo esistono. Che aspettiamo di scavare e portarli al terreno, maledizione, non so dove lo vanno a mettere, ma comunque, e chi se lo prende, ma comunque va bene, eccetera. Ecco, questo è un po' il punto. E poi la questione dei tempi è veramente irritante. Se si fosse intanto agito per tempo, c'era tutto il tempo per fare queste cose. Ma di fronte alla salute pubblica, di fronte al fatto che si avvelena la gente, ma aspettare qualche anno in più o in meno e con la certezza di finalmente risolvere un problema è un dovere anche etico, maledizione. Allora, direi che non c'è dubbio sul fatto che anche estensivamente, se avesse piena ragione di dire, se c'è un presidio sanitario, se c'è un posto giusto per un presidio sanitario nuovo, è proprio laddove si sono commessi degli omicidi e diventi invece un luogo di cura. Questo mi sembra. Quanto poi alla distanza, mi scusi, ma tra non era le giostre qui davanti No, non intendevo quello. Intendevo nell'ipotesi di farlo in via Traves. Ah, no, via Traves, d'accordo. Tra i due posti c'è. No, perché invece metri. Qui la distanza è poca, certo. E l'infartuato o è già morto oppure sopravvive lo stesso. Certo. Tutto qui, grazie. Vediamo poi Roberta. Buonasera a tutti, io scusatemi la mia intercaranza prima, però insomma, volevo portare l'attenzione sul tema della bonifica perché è una cosa che indipendentemente dava fatta, come diceva Mariangela prima. Allora, io volevo dire intanto una cosa, che nella siamo lo russo, prima c'era l'Appennino, quando c'era Fassino di mezzo, Fassino fece una delibera che non è passata nella sua giurisdizione ed è stata poi cancellata dai 5 Stelle, io non sono dei 5 Stelle, prometto, con la quale voleva già fare questa operazione di cambiare il piano regolatore e di far diventare l'area Thyssen come un'area verde residenziale. Non verde, residenziale. Sì, ma questa verde non è verde, non siamo assicurati che, perché tanto dobbiamo vedere Mazzoleni, che conosciamo il personaggio, l'assessore che si incontrerà, che cosa farà in questo piano regionale. Cioè, io dubito che un'area così vasta nella città di Torino, che sta dimostrando che più costruisce più è contenta, venga destinata a giardini, alberi e fiorellini. Quindi è chiaro che ci starà anche la Thyssen, perché se quei terreni che sono ancora suoi diventano residenziali e poi costruiscono le belle villette o villone che venderanno a chi c'ha i soldi, andrà benissimo, sarà pure vicino all'ospedale, così saranno contenti. Quindi questa cosa fu poi fermata dal Movimento 5 Stelle, forse quando ancora appena arrivato all'inizio era tutto sul cavalchiamo e quindi lo cancellò. Questo per dire che io non sono per niente confidente che questa modifica del piano regolatore risolva i nostri problemi, però è pure un passo, perché se si dice che non è più, bisogna che poi vigiliamo su cosa succede, perché un'eventuale costruzione lì sopra non va bene. Allora, la Mariangela dice, ma diciamo le cose, facciamo anche delle proposte. Allora, l'intervento di quell'ultimo signore, quel signore lì che ci ha citato delle leggi e dice, ma perché, o lui che dice, ma perché il sindaco non l'ha mai fatto, mi fa venire in mente una cosa che è stata fatta anche da un'altra associazione, quella del che non riesce, no, quelli che non riescono a respirare hanno denunciato i comuni perché non hanno fatto niente per l'inquinamento dell'aria. Perché non denunciamo i sindaci che si sono succeduti a Torino negli ultimi 16 anni e diciamo che non hanno fatto questa bonifica e quindi hanno danneggiato e stanno danneggiando gravemente la nostra salute, le fonti acquifere, e quindi presumibilmente non solo quell'intorno di Torino, ma visto tramite la Dora anche tutto il resto, eccetera. Allora, noi abbiamo, credo, tutti gli strumenti perché non sono certo io, non sono il giurista, né avvocato e niente, ma sappiamo che ci sono queste persone, dobbiamo fare una cosa concreta. Loro voteranno lunedì che si deve fare questa roba e poi c'erano la nostra che diceva di mettere la disse nell'ospedale. Voi sapete che il comitato Inseriamo la Pellegrina ha già raccolto le firme per la presentazione di una seconda delibera che riguarda tutte le aree verdi.
è facile presumere che ce la distruggeranno, ce la bocceranno, perché se no questa sarebbe un'area verde da preservare. Allora facciamo una cosa concreta, denunciamoli, facciamo una roba in cui diciamo: voi ci state ammazzando, i nostri figli, noi, denunciamoli. Facciamo cosa dobbiamo fare per portare una denuncia, indipendentemente da chi c'era. Non c'è, da Chiamparino, cioè, mi spiace che non c'era. Chiamparino, Fassina, Appendino. Mi spiace che non ce n'era uno di destra, perché tanto sono tutti uguali. Cioè, questo ospedale per chi cacchio lo facciamo? Lo facciamo per i cardi, della regione, che poi non è sicuramente uno di centrosinistra, perché se la volesse prendere solo con l'Urso. L'Urso è quello che è, ma voglio dire, chi tira i fili di questi burattini è la regione, eh? Quindi io mi fermo qua e voglio sapere cosa ne pensate di denunciarli. Allora, mi pare Roberta che voleva, aveva chiesto di intervenire, e poi Salvatore. Roberta è la prima firmataria della delibera di cui parliamo questa sera, per la trasformazione di Thyssen e l'insediamento dell'ospedale. Buonasera a tutti e grazie per la possibilità che mi è stata data di parlare. Dopo aver passato circa 2 ore e mezza in consiglio comunale questo lunedì a sentire le varie giustificazioni per lo scempio che si vuole fare alla Pellerina, perché questo è. Addirittura un consigliere comunale, e io invito i consiglieri comunali e tutte le altre persone ad informarsi molto meglio prima di dire e affermare determinate cose, dove lui diceva che la Thyssen è come esondabilità a pari livello dell'area del Giostrai. Questo, mi dispiace dirvelo, non è assolutissimamente vero. Noi un anno fa abbiamo mostrato una mappa della protezione civile dove si vede chiaramente che l'area Giostre ha lo stesso colore arancione della Thyssen, subito dopo, per farvi capire dove passa la Dora, diventa rossa. Quindi la cosa è molto grave, nel senso che si vuole costruire un presidio ospedaliero in una zona a rischio alluvione. Vi informo inoltre che questo presidio ospedaliero comprende la Maria Vittoria e l'Amedeo di Savoia. L'Amedeo di Savoia già attualmente, proprio perché è un ospedale per un presidio per le malattie infettive, ha un biolaboratorio di livello 3. Questo biolaboratorio, che è attualmente all'Amedeo di Savoia, verrà trasferito nel nuovo presidio ospedaliero, quindi sempre alla Pellerina. Di solito questi biolaboratori vengono fatti sottoterra o con delle strutture in muratura di un certo tipo, proprio per impedire che qualcosa venga trasmesso come patologia a quelli che sono i reparti degli ospedali. Allora, visto e considerato che quella è una zona alluvionabile, tutti sanno che cosa passa sotto l'area Giostre, che passava al canale della Pellerina, che per chi non lo sa arrivava fino al vecchio mulino che è in via San Donato, poi andava anche oltre. Quindi non è una cosa che diciamo noi, cioè lì sotto comunque è vero che hanno messo dei riporti per fare l'area Giostre, comunque non è, non so che cosa troveranno lì sotto. Oltretutto lì passa l'elettrodotto della Terna, vorrei capire la Terna che intenzioni ha, se lo deve spostare, sicuramente lo dovrà spostare, perché le alternative non è che siano tantissime, c'è Corso Appio Claudio e Corso Regina Margherita. Quella zona lì inoltre è a parco, area verde, dove noi ci potremmo piantare dei nuovi alberi, renderla un po' più bella di quello che è attualmente, e se voi vi fate un giro adesso nella zona Luna Park troverete dell'immondizia allucinante, compresi degli estintori. Io adesso farò proprio una galleria di fotografie dello schifo che c'è lì. Quello schifo lì non è creato dai giostrai, perché sono persone che anzi puliscono, perché loro pagano il plateatico e sono completamente abbandonati da quella che è l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale se ne frega di quella zona del parco, perché non la fa neanche pulire, perché come io cittadina vedo la monnezza, penso che la vedano anche gli amministratori comunali. Purtroppo molte volte l'amministrazione di Torino ha
portato al degrado alcune zone proprio perché i cittadini poi dicessero: ah, meno male, si riqualifica e diventa una zona migliore. Non devo farvi gli esempi, penso che li abbiamo vissuti tutti, dalla zona Tregaglia alla zona San Salvario e via dicendo. Questo è di nuovo lo stesso gioco, tenendo conto che c'è in gioco anche la sanità. La sanità con la scusa che questo presidio è più vicino degli altri, questa zona, perché deve essere raggiungibile. Allora teniamo conto che l'attuale Maria Vittoria serve anche tutte le popolazioni che ci sono a Lucento, Le Vallette, Savonera e via dicendo, che mi pare che siano abbastanza. Alpignano, io ho anche una casa in Val Ceronda, Gigoletto, Val della Torre, Alpignano, succede qualche cosa, i casi sono due, o vai a Rivoli o vai a Maria Vittoria. Quindi che loro mi dicano che questa zona qui è la più servita mi fa anche ridere, anche perché attualmente passa il 2, sapete tutti la linea del 2 come funziona. Non credo che sia prevista un'eventuale fermata della metro vicino al nuovo ospedale, ma la cosa più grave è che il comune si era impegnato a non consumare suolo e lunedì scorso il sindaco ha detto che quella zona lì è stata scelta, perché lui ha deciso questo, perché quella zona lì, chiamata dispregiatamente il ghiaione anche dalle altre forze politiche, è bruttina e quindi è sacrificabile. Mi spiace dire al sindaco che noi non abbiamo bisogno del giardino di Versailles. Se lui è abituato ad avere Versailles, questo non lo so. Al Campidoglio, quartiere Campidoglio, Parella, San Donato, ci basta anche quella zona lì, che potrebbe essere abbellita. Inoltre, se si vogliono spostare i giostrai, il giochino dovrebbe costare qualche milione di euro, perché tutte quelle torrette elettriche, non è che ci si aggancia una radiolina o una roba che tutti noi abbiamo a casa, una giostra di quelle lì deve avere un potenziale di un certo livello. E dove pensano di metterli? Ancora adesso i giostrai non sanno niente, perché l'assessore Mazzolelli ha avuto il coraggio di dire: ah, perché li abbiamo sentiti di qui, di là, di su, di giù. Non è vero, perché gli esercenti degli spettacoli viaggianti, io sono in comunicazione con loro e non sanno ancora la destinazione. Ancora un consigliere comunale ha ribattuto a chi si oppone a questa cosa, dice: no, perché voi non prendete in considerazione i giostrai. Non è vero, perché i giostrai, ve lo dico qui adesso, sono in contatto con il comitato Salviamo la Pellerina, tra virgolette sono dei nostri, quindi noi ci stiamo aiutando. Se poi la caramella, il bonbon è vestire Giuseppe per vestire Maria anche in malo modo con la tisse, allora abbiano il coraggio di dirlo. Ma è allucinante, prima di tutto perché sopra una zona tombata non puoi piantarci gli alberi, poi però cambiano versione lunedì e dicono: ah, facciamo la bonifica. Allora la bonifica non si poteva fare prima, e no, perché per l'ospedale abbiamo urgenza. Siamo ancora qui che aspettiamo il nuovo presidio ospedaliero, forse vi ricordate il nome, quello praticamente, il nuovo polo ospedaliero, la città della salute. Stiamo ancora qui aspettando queste cose. Hanno venduto Maria Adelaide per 6 milioni di euro, svendono tutto, poi con lo spauracchio di chissà che cosa dobbiamo distruggere la Pellerina, tenendo conto che lì l'ospedale non ci sta, perché qualsiasi urbanista, se è corretto ed è a un minimo di etica, comincia a parlare di parcheggi, di svincoli. Non ci sta per forza, lì dietro c'è la Dora, ma non è che me la sono inventata io. Se voi andate nella zona giostre, superata la zona giostre, c'è il ponte della Dora. Allora facciamo una bella cattedrale che poi andrà a fondo con un biolab che poi galleggia. Cioè, queste cose qua io non penso di essere un genio, però mi sono informata. È da un anno e mezzo che noi raccogliamo le firme dei cittadini e poi ci dicono: ah, perché questa cosa dovete vederla in maniera positiva, perché abbiamo parlato della tisi. Sì, perché il comitato si è mosso in tal senso, perché ha portato migliaia di firme, perché se no tutti a quest'ora erano ancora girati dall'altra parte. Scusatemi se sono un po' presa, però si dice certe cose ormai ho tutto, si dice lunedì per 2 ore e mezza il consiglio comunale, non ne posso più. Comunque noi andiamo avanti. E oggi pomeriggio abbiamo fatto un'altra cosa che poi verrete a saperla, perché noi non ci fermiamo. Grazie a tutti. Allora,
dei protagonisti di questo passaggio a Luigi. Io volevo fare solo una considerazione, veramente da poco mi occupo di queste cose e me ne penso, però la considerazione è questa: con il discorso dell'urgenza si vuole far passare il posto negli errori. Io non voglio far pagare un po' di un'incompetenza di noi anziani, perché noi non siamo riusciti a far fare la bonifica prima. Allora adesso gli toglieremo il parco dei giostrai, che io non mi voglio dimenticare che è un luogo di aggregazione sociale. Volantinando abbiamo visto migliaia di persone che usufruiscono di quello spazio e fa parte anche della salute psichica avere questi tipi di sbocchi. Non mi trovo d'accordo con le osservazioni precedentemente fatte, perché arrivo a dire una cosa: dei soldi, perché se non li spendiamo li perdiamo, e ragazzi, chi se ne frega, io preferisco la salute. E dopo la politica, che è stata causa di non aver fatto le cose che doveva fare nei tempi, si dovrà preoccupare di farle queste cose. Vorrà dire che pagheremo di più l'ospedale e manteniamo Maria Vittoria e così com'è lo pagheremo un po' di più, ma il personale lo stanno lasciando andare, l'altro giorno Roberta è stata aggredita da due infermieri del Maria Vittoria alla Pellerina, perché loro hanno bisogno dell'ospedale vicino. Tutti abbiamo bisogno dell'ospedale vicino e speriamo di averne mai necessità. Però quello che io non sono d'accordo è fare una scelta dettata dalla velocità errata per i nostri futuri, perché andremo a cannibalizzare 80.000 metri quadri, non 60 che sono dichiarati. Quindi non facciamo, solo perché abbiamo fatto un errore precedente, non facciamoci portare a sbagliare ulteriormente. Almeno questa è un'opinione di un incompetente, che purtroppo non ha gli strumenti legislativi, ma mi sembra che qualche attacco ci sia, no? Su queste cose. Grazie. Grazie, senatore. Allora, io mi sono lamentata che non ci fosse nessun nostro amministratore presente a questa riunione, invece vedo che c'è la consigliera comunale Alice Ravinale e la ringrazio di essere venuta e le do la parola. Grazie Mariangela, scusate il ritardo, ma c'era in contemporanea un evento di Legambiente sulla Città 30, quindi qua bisogna... Tutti i politici dicono sì, vai. Purtroppo era tutto vero, ma Mariangela e anche il professore sa che tutti i precedenti incontri fatti sul tema li ho seguiti. Mi dispiace, avendo ascoltato gli interventi, di venire qua quasi come avversaria, perché io invece ritengo che la battaglia, almeno quella relativa alle bonifiche dell'area Thyssen e all'utilizzo non speculativo di quell'area, sia una battaglia che accomuna alcune forze della maggioranza in Consiglio Comunale, che per fortuna, e ringrazio Marcello Baviani, sono riuscite a estendere, diciamo, l'urgenza di questa cosa a tutti gli altri, quello che è la battaglia che voi state portando avanti. Poi torno sull'ospedale, perché ovviamente non è che si possa svicolare da tutto, però io volevo solo far presente questo. Noi, e quando dico noi parlo di me, parlo di Marcello, ma parlo anche di alcuni consiglieri del Partito Democratico, abbiamo sollevato il tema delle bonifiche, della mancanza di bonifiche Thyssen esattamente un anno fa, era l'inizio di marzo del 2023, quando abbiamo depositato una mozione in cui dicevamo quello che stavate dicendo, cioè che era una vergogna che dopo 16 anni non si fosse fatto assolutamente nulla. Questo è servito, insieme all'attività portata avanti da voi, poi con le raccolte firme successive, evidentemente a smuovere le acque. Abbiamo portato il tema delle bonifiche Thyssen in commissione con dei confronti peraltro inquietanti con i dirigenti, almeno quelli comunali che seguono la bonifica e che hanno rivelato tutta, diciamo, l'attendismo a voler essere generosi, che il comune insieme all'ARPA, all'ASL, alla regione, perché lì la conferenza, non so se sia una conferenza di un servizio o cosa, non voglio, il professore mi correggerà,
è ampia, eppure si è aspettato 16 anni continuando a dare proroghe anche sulle messe in sicurezza. Questa è una roba gravissima e questo noi lo condividiamo al 100%. Ma nessuno le aveva avvisato che c'erano questi problemi? No. Io sono in consiglio comunale dal novembre 2021. Faccio presente che a marzo del 2023, dopo un anno in cui chiedevamo conto di queste bonifiche, perché faccio solo la cronistoria, quando è venuta fuori il tema dell'ospedale, non è che a nessuno in consiglio comunale non sia venuto in mente di dire usiamo l'area Thyssen, perché cioè, ovviamente la cosa è stata condivisa. La risposta era: è troppo costoso e troppo lungo. Quanto costoso non si sa, quanto lungo non si sa, al che abbiamo fatto un lavoro che fosse un lavoro quantomeno di far emergere l'assoluta inadeguatezza del processo che era stato fatto fin lì. Quindi ci tengo solo a sottolineare che secondo me stiamo andando sulla questione bonifiche nella stessa direzione, che il fatto che va deliberato dal Consiglio Comunale di destinare a verde l'area Thyssen è un elemento che è tutto fuorché scontato e vi assicuro, tra l'altro fatto con una delibera, è un avanzamento. Noi abbiamo valutato, peraltro anche chiedendo degli incontri, in alcuni casi ci sono riusciti, in altri meno, di non andare a depotenziare una delibera di iniziativa popolare che chiaramente è più incentrata sulla questione ospedale, ma di salvare il pezzo, diciamo, che noi condividiamo relativo al verde e di farlo diventare una delle linee di indirizzo della città. Su questo vi assicuro che c'è la copertura e la condivisione maturata nel tempo, perché non era esattamente proprio nelle corde. Quando io ho posto il tema della bonifica Thyssen come obiettivo di mandato mi sono sentita quasi ridere in faccia, erano 2 anni fa, adesso sono passati 2 anni e invece diventa un tema che è all'ordine del giorno. Non mi sto prendendo i meriti, dico che però dobbiamo condividere il fatto che c'è stato questo avanzamento ed è un merito secondo me collettivo di aver sollevato con una certa, diciamo, importanza il tema. Quindi l'amministrazione Pazzoleni, Lo Russo, questo orizzonte lo condividono. L'incontro famoso di Mazzoleni con Arvedi, che non è un incontro sulle bonifiche, perché le bonifiche Arvedi le sta gestendo con quella conferenza di servizi da anni, e il problema è che la conferenza di servizi continua a dare proroghe ed è quello che abbiamo detto non può più accadere, ed è anche per quello che c'è stata un'accelerazione sulla messa in sicurezza operativa che oggi è quasi controproducente, ma fino a un anno fa c'erano 6 mesi di proroga, più altri 6 mesi di proroga via discorrendo. Quindi l'incontro di Arvedi nasce dal fatto che Arvedi, dopo 2 anni in cui si cercava di interloquire con questi che dei 134.000 metri quadri di Torino su un'azienda che fa utili stellari, non gliene importa nulla, la lasciano lì, non gli interessa, effettivamente quando hanno cominciato a percepire questo movimento hanno detto forse veniamo a parlarvi perché l'area ci può interessare. Quindi anche quello io lo ritengo non un incontro su cui ci sono chissà che cosa dietro, ma la prima interlocuzione di un'impresa che quell'area la possiede, non ne ha fatto nulla e oggi si trova con un comune che comunque sta facendo qualcosa che non era, probabilmente loro non mettevano nei loro piani. Tant'è vero, non so se Marcello l'abbia già detto prima, che c'è stata una levata di scudi da destra mostruosa su questa roba, perché il consiglio comunale di lunedì è stato un consiglio comunale dove noi avevamo Fratelli d'Italia che ci insegnava che la proprietà privata è illimitata e che noi eravamo dei pericolosi sovversivi che stavamo osando dire che noi lì volevamo farci un parco. Quindi il leitmotiv della discussione è stato questo, e vedere come Fratelli d'Italia si è scaldata sul tema, anche quello dovrebbe, insomma, farci sentire soddisfatti del risultato che stiamo cercando di ottenere. La questione delle bonifiche, adesso Roberta è andata via, io anche dopo essermi confrontata, diciamo, ho voluto modificare quell'atto per evitare che sembrasse, diciamo, un accomodamento sulla messa in sicurezza operativa, e quindi abbiamo parlato di bonifiche effettive che sono, andatevi a prendere la mozione se avete voglia, se vi diverte questo genere di sport, che abbiamo approvato a maggio dell'anno scorso. Il consiglio comunale e l'amministrazione non hanno mai parlato di bonifiche accomodanti, si è sempre parlato di bonifiche fatte al 100% e fatte a carico di chi ha inquinato. Quindi su questo io ci tengo solo a dire, poi ovviamente i processi vanno monitorati, ma non ho dubbi che, insomma, Mariangela è la massima esponente di questo sport complesso, no? Però fatelo, è giusto farlo, non è che stiamo dicendo che ha risolto tutto
se il consiglio comunale delibera che ci fa il parco, però è importante andare in quella direzione lì. Quindi ci tenevo solo a tranquillizzare che su questo punto oggettivamente è un avanzamento che ha fatto parecchio innervosire chi da destra dice: come vi permettete di andare a rompere le scatole a un proprietario che del suo terreno può farci tutto quello che vuole? Punto. Poi sulla questione ospedale, allora la questione ospedale è il tema della, cioè prima veniva citata la città della salute, il parco della salute continua a non essere costruito perché su Fiatavio c'è stato esattamente il problema delle bonifiche, che dovevano essere a carico di Fiat, poi sono diventati a carico della stazione appaltante e quindi siamo ancora lì. Ovviamente il problema di Thyssen era un problema di tempi legati a una bonifica che non si sa neanche ancora come fare, perché era questo lo stato delle cose. Ovviamente si può decidere, e questo però lo decide la regione, che invece di costruire 14 ospedali in giro per il Piemonte per far favori a destra manca, uno concentra le risorse su Torino e le usa, volendo, e contraddico il sindaco, anche per farsi carico con fondi pubblici, perché Thyssen poi lì si apre un'altra partita della bonifica di quel sito. Queste però sono decisioni, mi dispiace, io non faccio la difesa d'ufficio del sindaco, che prende la regione, perché è la regione Piemonte che ha chiesto un'area libera e quindi un consumo di suolo tendenzialmente, perché è di proprietà pubblica. Allora io sono d'accordissimo a dire che forse questo piano di costruzione di ospedali che sta in ambito sanitario, in cui non si capisce manco a cosa servano questi 500 posti letti, se siano sufficienti, se ci saranno medici, infermieri, OSS in grado di gestirli, è chiaro che fa acqua da tutte le parti. È un tema che però la città si è fatta prendere in mezzo nel peggiore dei modi possibili, e su questo io soffro ogni giorno, anche perché faccio parte di quella maggioranza. È complesso, condivido la complessità, però è la regione che ha deciso tutto questo, con l'ASL che ha validato il punto, con quello studio sulle curve isocrone che va in una certa direzione. Quindi insomma inviterei anche a capire la portata della partita che abbiamo avanti tra qualche mese. Vi ringrazio, scusatemi, mi sono infervorata, sono andata lunga. Grazie. Grazie alla consigliera Ravinale. Apprezziamo, ripeto, il fatto che sia venuta anche altre volte a queste riunioni. Consigliere Mariangela, posso dire qualcosa? Visto che sicuramente sono stato chiamato in causa come giurista, i reati di cui parlava l'architetto sono reati procedibili d'ufficio, questo è un aggravante, c'è bisogno che ci sia qualcuno che segnala la procura, sono procedibili d'ufficio, cioè appunto. No, ma non lo sto dicendo con leggerezza. 2015, quella norma di cui parlava l'architetto, entra in vigore nel 2015, ma nel 2022 la tutela dell'ambiente è diventato un principio costituzionale, cioè abbiamo modificato la Costituzione per la prima volta nella storia della Repubblica. Si diceva che i principi della Costituzione non sono modificabili, chiunque studia diritto costituzionale, è una parte che non si può toccare. 2022, due anni fa sostanzialmente, nell'articolo 9 della Costituzione è stato inserito anche la tutela dell'ambiente, quindi è diventato un principio costituzionale oltre ai reati di cui parlavamo prima. Allora, dopodiché è chiaro che se è un reato procedibile d'ufficio, quindi le forze dell'ordine che accertano lo stato dei luoghi non segnalano la procura che ci sono gli estremi per procedere, mi sembra che la segnalazione dei cittadini, come dire, pure importante eccetera eccetera, sia, come dire, un elemento da solo non sufficiente a far procedere. Evidentemente in un caso del genere si è ritenuto che la messa in sicurezza, quella mise prima emergenziale e quella miso oggi, sia un elemento sufficiente a avviare un percorso di bonifica. Certo, non è così, l'abbiamo capito, ma i reati, ripeto, disastro ambientale, tutti quelli che citava l'architetto, sono procedibili d'ufficio. Cioè una volta che si accerta che c'è un disastro, una volta che si accerta che c'è un inquinamento doloso, bisogna procedere d'ufficio. Ok, era solo per precisare, mettere e poi l'altra cosa dell'esproprio, di cui Mariangela diceva, e anche diciamo i Fratelli d'Italia che si dimenticano che c'è una Costituzione e non siamo più nello Statuto Albertino.
perché era lo statuto albertino che diceva che la proprietà era sacra, inviolabile, la proprietà privata. La Costituzione non dice quello, dice che la Repubblica prevede la proprietà pubblica e quella privata, e anche quella privata è subordinata a finalità di utilità sociale, no? Quindi non c'è dubbio. Ma poi c'è il regolamento sui beni comuni urbani del Comune di Torino, che quando dice che quando un'area anche di proprietà privata è tale da nuocere al decoro e alla salubrità, questo comporta l'applicazione del codice civile, dove è anche previsto l'espropriazione per ragioni di pubblica utilità. Questo dice il regolamento del Comune di Torino sui beni comuni urbani, quindi è lo stesso comune che ricorda che si può espropriare in alcuni casi. Volevo dirlo perché qualcuno non se lo ricorda. Grazie. Passando da vicino alla Thyssen, tutti fabbricati, ho visto che hanno rifatto tutta la cinta. Qualcuno sa perché questi qui hanno speso ancora soldi per rifare completamente la cinta? Non ci sono, sono dei perché ha paura, sono dei senza tetto che vanno per proteggere l'accesso, sono dei senza tetto che vanno a dormire. Anche allora lì sono attenti, sotto il passo della catena hanno messo delle trappe, perché queste vengono sempre dirette, perché ci sono senza tetto che vanno a cercare un riparo. Stesso discorso la disse qualcuno qua della parrocchia, mi raccontava che vedono uscire, nonostante ci sia ricevuto delle persone dall'antico. Cioè, il reato di procedimento d'ufficio e nessuno trasmette in procura. Buonasera a tutti. Ma io la circoscrizione è qui anche, non sono della maggioranza, ma sono andato ad ascoltare perché non conoscevo il problema, e ringrazio Attac che lo pone. Certo che la circoscrizione dovrebbe un attimino, parlo della maggioranza di questa circoscrizione, dovrebbe, ci siamo parlati qualche tempo fa, però entra di qua ed esce di qua. Io inviterei i cittadini che io sono all'opposizione in questo momento, in questa circoscrizione, quindi sensibilizzare anche, perché secondo me la spinta e l'impulso che dà dal territorio è importante anche. Cioè, questa circoscrizione è ferma, la 4 c'è l'amico, e quindi ecco, secondo me è importante. Pasquale, tu quando hai, cosa hai fatto prima? Ma quando tu stavi alla 5, che cosa avete fatto voi? Va bene, ti saluto e a mani vado, e quindi volevo salutare tutti. Grazie, non rispondo Pasquale. Ma ti rispondo pure al mercato. Scusate un attimo, solo. Al mercato quando davanti al bar. Cerchiamo di mantenere un attimo la calma, ricordiamoci sempre che siamo in una sala dove abbiamo sopra anche la chiesa, quindi tutt'al più, visto che vi conoscete, avrete modo magari di incontrarvi nuovamente. L'unica cosa che ci tengo ad aggiungere, non avendo sentito tutto quanto, quindi ho perso qualcosa, però adesso penso che sia una cosa collegabile a quello che ho sentito prima, cioè praticamente che è diventato importante l'interessamento di tutti quanti noi, oppure delle persone che sentono vivo questo argomento, che hanno piacere di vedere la propria zona che invece di essere lasciata a delle scelte inopinabili, che sinceramente non sono risolutive, con il nostro interessamento si possa andare nella direzione migliore. Quello che adesso volevo anche aggiungere è che giustamente ci sono dei documenti prodotti dall'ARPA, prodotti da vari enti, una cosa e un'altra, che sono tutti quanti a conoscenza. Cioè, da giurista lei ci ha detto alcune cose. Dobbiamo fare una denuncia sotto forma di comitato? Abbiamo la necessità di dover creare un comitato in questa zona per poter far valere i nostri suggerimenti, dico lì che così? Allora, questo è una cosa che sinceramente mi porto dentro da anni. Io abito qui dal 93, quando le zone erano ancora classificate non con un nome ma con una sigla E27 e 29. Detto questo, però, le problematiche di allora le abbiamo vissute sulla nostra pelle e siamo rimasti allibiti in questi 17 anni, quando abbiamo visto che, nonostante fosse
ormai a conoscenza, no? Che la sanità andava incontro a un percorso definito, no? Che adesso è sotto gli occhi di tutti. Ci sono delle testate giornalistiche che continuano a sciorinare il problema della sanità, ma io dico, e apro qua la parentesi, ma questo è il problema della sanità. Nei decenni precedenti, le amministrazioni precedenti non hanno avuto la capacità di valutarlo e fare quello che giustamente andava fatto per la nostra città, per la nostra salute di cittadini, cioè incominciare, e io lo dico da cittadino che non capisce niente, ma mi affaccio su queste problematiche e quindi mi viene giù da dire, possibile che le persone preposte per la gestione della nostra città non abbiano potuto prevedere un piano di risanamento della sanità, di ospedali che andavano risanati, di zone che andavano magari bonificate, proprio nell'ottica di avere l'opportunità di usufruire di un'area grandissima di 150.000 metri quadri e poterla destinare a qualsiasi uso se ne volesse fare. Cioè, io da cittadino rimango allibito che in 17 anni nessuno abbia mai fatto dei passi in avanti su questa cosa, e quindi, come le ho detto per chiudere, anche per non rubare altro tempo, c'è la necessità che si faccia un comitato e che il comitato faccia la denuncia, oppure passo la parola a lei. Grazie. Sì, certo, è una possibilità sicuramente quella di, come comitato, presentare una denuncia in procura lamentando questa, diciamo, perdurante situazione di inerzia. Dopodiché, ripeto, quello che ho appena detto, cioè che i reati di cui stiamo parlando sono procedibili d'ufficio e nessuno mai abbia avviato delle indagini, lasciano e gettano delle inquietanti ombre anche sulla efficacia di una segnalazione fatta dai cittadini. Cioè, se sì, certo, assolutamente, no, però era per chiarire, no, come qual è il quadro giuridico nel quale ci stiamo muovendo, insomma, ecco, per essere chiari. Sono talmente gravi che è ancora più paradossale il fatto che nessuno mai d'ufficio abbia avviato delle indagini su una situazione del genere. Potrebbe farlo finta di non saperlo, no, se uno glielo fa presente, sì, certo, non certo. Possono dire che non lo sanno. Il comitato dei cittadini con quella funzione lì ce l'ha, può avere, pertanto si può immaginare un percorso di questo tipo. Dopodiché siamo anche in una fase in cui, anche sentendo quello che diceva la consigliera Ravinale, c'è due piani, no, di analisi. Per quanto riguarda l'ospedale, è vero, ci sono dei problemi che sono radicati a livello regionale. Quello, c'era l'altro giorno in un convegno che abbiamo fatto da noi all'università, c'era il presidente dell'Ordine dei Medici, il dottor Giustetto, che appunto lamentava questa impossibilità di fare 14 ospedali, cioè una cosa assolutamente irrealizzabile, dove abbiamo l'esempio di Parco della Salute, che citava l'altro, il professore Ghigo, diceva, per fare la piramide di Cheope ci sono voluti 23 anni. Ecco, il Parco della Salute batte Cheope, insomma. E siccome io qualcosa ne so, perché ho fatto parte della commissione che, purtroppo, nominato dall'università, si è dovuto occupare di valutare neanche le offerte, ma i raggruppamenti temporanei che eventualmente avrebbero poi partecipato a formulare i progetti, eccetera eccetera. Ma immaginatevi come si fa a mettere in piedi un, diciamo, concorso pubblico, un partenariato pubblico-privato su una gestione pluridecennale di una struttura che ancora non è costruita e con tutti i rischi che gli operatori economici, qualsiasi essi siano, vogliono ribaltare sull'ente pubblico, quindi sulla collettività. Cioè, quello è il problema grosso, è che nella valutazione delle prospettive ospedaliere c'è una politica regionale che non ci aiuta, e quello è un problema della regione, cioè problema nostro, ma di competenza della regione. Il comune certo si muove sul piano urbanistico, invece, e lì è quello di cui stiamo parlando adesso. Possibile che a livello urbanistico non si riesca? Mi sembra che la direzione sia buona, la direzione adesso intrapresa mi sembra buona, c'è una condivisione, quindi speriamo che si riesca ad andare avanti in quella direzione lì, questo dico. Poi sul fatto di fare una denuncia in procura, per carità, se si vuole fare, però è un
pensa che fa coraggio del fatto che si sta prendendo una direzione giusta e adesso c'è questa direttiva delibera che appunto assegna la destinazione d'uso a parco. In realtà però c'è una abbiamo parlato anche più volte di quanto sia stata tardiva l'iniziativa del comune, e tra l'altro su spinta dal basso dei cittadini, quindi è un merito dei cittadini se siamo arrivati a questo. Dice, questi anni però sono tantissimi, quindi i danni che si sono creati in questi anni ci sono, quindi un'eventuale creazione di un comitato che poi porta ad un esposto, quindi anche sul piano penale, dovrebbe avere come obiettivo, quindi come imputati possibili, il privato inquinatore, ma a questo punto anche il comune però, che adesso si lava le mani dicendo ok, ma stiamo intervenendo, siamo l'amministrazione che interviene, che va nella direzione giusta. In realtà però ha una responsabilità penale anche forse del comune stesso. Mi chiedo, cioè una domanda per... Ma io faccio un esempio che riguarda l'Ateneo, perché viene più spontaneo. Il rettore precedente è stato indagato all'inizio per omessa cautela sull'amianto a Palazzo Nuovo. Lui, poverino, non sapeva assolutamente nulla di tutto ciò. Peccato che c'era la procura che stava indagando, perché è scoppiato il caso dell'amianto, eravamo prima del Covid, dopodiché tutte le carenze e le inadempienze erano imputabili a decenni, da quando è stato costruito Palazzo Nuovo, che alla mia età, perché nel 1968, e allora c'era scritto sui capitolati che tutte le travi e tutte le coperture del Palazzo Nuovo dovevano avere uno strato di amianto, perché era materiale ignifugo, quindi allora era da capitolato che doveva essere costruito così. Il problema è che poi non è mai stato smantellato, e quindi sono passati decenni prima di arrivare a indagare un rettore che dopo 40 anni si trovava lì. E no, adesso non voglio banalizzare, però qui è ovvio che il problema, ci stiamo a larghe falcate, ci stiamo arrivando, cioè stiamo parlando del 2007, siamo nel 2024, quindi ci sono tante amministrazioni, no, che si sono succedute nel tempo. La cosa inquietante, lo diceva bene prima Vadiali, è che che cosa è successo dal 2013 al 2018? Già lì, dal 2013 al 2018 sono passati 5 anni, possibile che in quei 5 anni nessuno abbia avviato un percorso serio di bonifica? Poi dal 2018 a oggi ne sono passati, col Covid in mezzo, altrettanti, anzi di più oramai, e quindi ci sono tutta una serie di amministrazioni che sono coinvolte in questo. Cioè c'è un testimone di inerzia che è stato passato. Poi di inerzia non si può dire completamente, perché c'è il MISE e il MISO. Allora bisognerebbe, dal punto di vista anche giuridico, capire un MISE però prorogato infinitamente, se abbia delle ragioni tecniche perché giustificano le proroghe, oppure se le proroghe, come mi è sembrato di capire, derivino da dirigenti che fino adesso, nel dubbio, la burocrazia dice, ma nel dubbio proroghiamo perché la questione è talmente complicata che non siamo in grado di risolverla così. Però anche i funzionari hanno gli scudi oramai, c'è lo scudo penale, lo scudo erariale, quindi non rispondono se non, diciamo, per dolo, quindi sono protetti, rischiano poco, potrebbero anche permettersi il lusso di dire no, basta proroghe. Ci vuole una politica forte e una burocrazia, quindi dirigenti che sappiano assumersi qualche responsabilità ogni tanto, no? Scusate lo sfogo, ma è così. Quindi c'è tutta una serie di possibili soggetti destinatari che non sono questi ultimi solo, ecco, diciamo così. Vorrei aggiungere solamente un'ultima cosa ancora, proprio la questione per dolo, cioè non è una situazione che è trascurabile, no. Perché qui c'è il dolo proprio, dolo omissivo, assolutamente, è dolo omissivo, ed è una cosa che va affrontata in una maniera veramente seria. Adesso basta, lo dico da cittadino e da persona che vuole vedere le cose che siano risolte, oppure che i soldi siano investiti in una maniera tale da portare a una definizione di una soluzione effettiva. Grazie. Roberto? Ma brevemente, io non mi ho preparato un intervento, però cosa intendo lei adesso riguardo a questi ospedali, a questa possibilità di avere i fondi, non posso intendo Ravinale prima, come il comune si è fatto prendere in questa corsa di ospedali, in questa offerta di INAIL, insomma,
A me viene un po' una domanda, perché correre dietro a queste cose? Vale a dire, qui si stanno facendo, come degli errori su errori. Noi corriamo il rischio di correre dietro a questi errori e andare, per dire, a dovere, può essere costretti a andare a sacrificare il 10% di un parco. E per cosa? Per degli ospedali, per dei progetti che non sono neanche sicuri, per non sapere neanche come poi andrà gestito questo ospedale, come andrà fatto, se ci sarà la possibilità di utilizzarlo, in che modo. Quindi io direi, probabilmente sarebbe meglio fermarsi un attimo, sarebbe stato meglio fermarsi un attimo e ragionare, perché qua continuiamo a fare errori su errori. Cioè, a me sta bene andare a colpire, tentare di fare dei processi a chi c'è stato fino adesso, però non vorrei che poi, per salvare questi errori, vedo che l'amministrazione, il comune, tende a ribattere colpo per colpo quando c'è qualcuno che si lamenta, correre ai pari, però noi in questo modo proviamo a adesso bonificare, eccetera, eccetera. E salta fuori il tema delle compensazioni, che è quello che mi spaventa di più. Cioè, io ho sentito il nostro assessore Mazzoleni per dire sì, quello è un buon luogo, insomma, sarà il luogo per compensare quello che facciamo alla Pellerina. Cioè, non facciamoci prendere in giro su queste cose, secondo me, perché ripeto, il mio pallino è perdere il 10% della Pellerina per dei progetti che non sono sicuri. Io ci penserei, cioè, ci avrei pensato prima, ma teniamo la mente, ecco, solo questo. Grazie. Siccome il consigliere Badiale ha un altro impegno e deve assentarsi, io lo ringrazio intanto di essere venuto, di averci dato questi consigli, e gli cedo la parola per qualche considerazione. Niente, io volevo solo ringraziare, spero di aver contribuito un minimo a darvi un'idea chiara della situazione riguardo lo stato attuale delle bonifiche e delle prospettive future. Poi ovviamente ognuno di noi è giusto che faccia le proprie considerazioni e si comporti di conseguenza, però quello che io voglio sottolineare è che è importante documentarsi, è importante per prendere delle scelte, per fare delle scelte corrette, informarsi in maniera il più oggettiva possibile per raccogliere delle informazioni. Dopodiché, raccolte le informazioni, ognuno fare le sue scelte, ed è giusto così, ma non, se posso solo dare un indirizzo, non facciamole di pancia in funzione di chi urla più forte. Cerchiamo di raccogliere informazioni, chiedere a chi riteniamo che sappia darci delle informazioni oggettive, e poi dopo facciamo le nostre scelte come meglio riteniamo. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie Marcello, ti lasciamo andare ai tuoi impegni. Sono un po' acciaccato. Un annesso, sì. Siccome parecchie persone se ne stanno andando, vorrei pensare di concludere in qualche modo. Se cosa vuoi tirare le fila, Mariangela, perché se no poi Mariangela, posso solo rispondere alla cosa che diceva il consiglio sperato? Sì, sì, sì. Un minuto, un chiarimento. Solo un minuto, visto che ha posto il tema del perché stiamo facendo questa corsa. Perché gli ospedali cadono a pezzi, che gli ordini dei medici in primis, e comunque il mondo sanitario lo chiede. Cioè, non è che la contrarietà, cioè il tema del perché si pensa di prendere dei fondi per costruire un nuovo ospedale a Torino è legato a una spinta esistente, come insomma ce n'è un'altra che è più di stampo, diciamo, di evitare il consumo di suolo, però esiste questo tema. Cioè, questo ci sta, no, però siccome hai detto come mai lo stiamo facendo, e ce ne sono state parecchie di consultazioni di questo genere, perché tanti, in primis medici che lavorano negli ospedali coinvolti, dicono che sia fondamentale andare in quella direzione. Non è una compensazione, se vogliamo inquadrare Thyssen in una compensazione dell'ospedale facciamolo, ma non è proprio così. Thyssen è una questione che va avanti a prescindere, che va avanti perché è stata sollecitata in questa consigliatura, e quindi
l'ospedale si potrà fare o non fare, io continuo ad essere scettica sul fatto che davvero poi si andrà a costruire un ospedale sulla Pellerina. Hanno bandito adesso la gara per fare la progettazione, ci sono mille problemi, li avete citati anche prima, che secondo me non saranno di facile risoluzione. Thyssen non è che dici se fanno l'ospedale allora facciamo questa cosa si fa a prescindere. Mazzoleni ha parlato di compensazioni, ok, no ma ci tengo, perché siccome sto leggendo in una serie di comunicati, certo, che arrivano, che il problema è che adesso facciamo Thyssen per la compensazione, non è così. Thyssen è un percorso che sta procedendo assolutamente in parallelo all'ospedale ed è un impegno che questa amministrazione tardivamente, va bene, io te l'ho detto, cioè nel senso non c'ero prima, quindi posso fare quel che riesco, però è un tema assolutamente parallelo e non collegato all'ospedale, quindi ci tenevo solo a specificarlo, perché non è un tema di compensazioni, metto di qua, tolgo di là, è il fatto di affrontare tardivamente un problema enorme che esiste e che oggi cerchiamo di dire andiamo in quella direzione, che è quella del verde nello specifico. Scusami, Mariangela, ci tenevo. Scusate, no, ma tutti però che c'è bisogno assolutamente di ospedali, è sicuramente vero, ma mi sembra che in tante regioni hanno costruito ospedali nuovi, quello è andato in gerenze privati, ci sono i medici che se ne vanno nel privato perché non è, diciamo la verità, no? Perché poi sentiamo le trasmissioni come Report che dice queste cose testimoniandole e quindi la gente sente e poi fa finta di non sapere. Ma la verità è che i politici dovrebbero incominciare a fare le cose per il pubblico, non per il privato. Dalla sanità, alla scuola, addirittura ultimamente hanno di nuovo prorogato per i giornali sulla sovvenzione pubblica. Per di 2 anni, devono toglierla quest'anno. Allora ci prendono, scusatemi la parola, per il culo, io lo dico, perché non è vero. Allora i medici che dicono che c'è bisogno... sono le lobby dei medici, ricordiamo, c'è le lobby della sanità, non dimentichiamoci queste cose, assolutamente, ma le sapete tutti, ma lo sanno tutti, io non dico, cioè non svelo nessun mistero. La verità è che bisogna tornare al pubblico e farlo funzionare, sicuramente, farlo funzionare per la scuola, per la sanità, e poi vedi che non succedono più queste cose qua. Però bisogna cambiare direzione a livello politico. Mettiamoci anche in testa, scusate. Detto ciò, però, cosa facciamo noi oltre che denunciare e lamentarci? Io direi che questa sera, se possiamo, lancio un'idea. Noi abbiamo qui alcune persone, cittadini, abitanti del quartiere che si sono mossi, hanno organizzato, hanno distribuito i volantini, avete saputo che c'era questa riunione qui ed è già un passo avanti anche questo. Abbiamo un parroco della parrocchia che ci dice che è dalla nostra parte e sul quale possiamo contare magari per un'iniziativa prossima. Io direi che se siete d'accordo, dite cosa ne pensate, che per esempio Salvatore, Andrea e qualcun altro che si affianca a loro preparano, perché non cominciare ad andare a fare l'esposto per omissione di atti di ufficio, come diceva il professore, andare, non andiamo dall'avvocato e fare la causa, perché si può fare questo e i cittadini hanno il diritto e il dovere quasi di farlo. Quindi mettiamo in piedi questa sera un gruppetto al quale rivolgersi, perché penso che vi conosciate in parecchi qui, e facciamo questo gruppo che prepara questo esposto e lo portiamo agli enti competenti, che possono essere i carabinieri, oppure il professore ci dice chi altro può essere il destinatario di questo esposto, e lo facciamo sapere. Appena l'abbiamo presentato facciamo un volantinaggio, diciamo alla gente guardate che ci si sta muovendo in questo, e chiediamo anche che le responsabilità vengano individuate e sanzionate se del caso. Però noi abbiamo l'altro aspetto, che per esempio questo gruppetto che si può formare già questa sera dovrebbe seguire, perché come diceva e precisava ancora adesso la consigliera Ravinale, lunedì passa la delibera sulla bonifica e non possiamo aspettare i tempi
diciamo, burocratici di queste procedure. Se questa sera siamo qui in parecchi è perché abbiamo cominciato parecchio tempo fa, ma abbiamo coinvolto la gente e premuto verso il Consiglio Comunale. Quindi dobbiamo continuare a esercitare questa azione. Non so se è ancora presente il consigliere di circoscrizione che ha parlato prima, però poi lo possiamo cercare. E l'altro passo è che la circoscrizione deve rispondere di queste cose. Il governo del territorio compete alla circoscrizione. Chiediamo, oltre a questo esposto che possiamo fare, andiamo proprio in delegazione dal presidente della circoscrizione a dire: indici una conferenza o un'assemblea aperta della circoscrizione verso tutti i cittadini, chiamando, noi non abbiamo il diritto di chiamarli, ma la circoscrizione sì, i tecnici del comune, i tecnici del comune che devono fare le cose di cui esponiamo la mancanza nell'esposto che appunto dobbiamo... Gli portiamo l'esposto e gli diciamo: chiama i tecnici del comune a dire cosa fanno d'ora in poi. E prego. Sono queste due proposte che volevo sottoporvi. Prego. Solo una parola di incoraggiamento, perché magari molti è la prima volta che si addentrano in questi terreni strani dei comitati. Però se la memoria non mi tradisce, forse questo tu me lo potrai confermare, se lunedì c'è questa cosa che è chiaramente un gioco di rimessa, quello della delibera che cambia la destinazione d'uso di larga parte dell'area Thyssen e dell'altra area del Bonfus, se la memoria non mi tradisce, è il più importante termini di metri quadri, cambiamento di destinazione d'uso fatta dal Comune di Torino su spinta di un comitato popolare negli ultimi 50 anni. Credo che sia questa la memoria, se parliamo di queste aree. Poi potrò sbagliarmi. Però questo lo dico perché uno ci si guarda intorno e dice: ma sì, ma siamo quattro gatti in un salone parrocchiale, dove potranno andare? Non è detto. Quello che succede lunedì, anche se sicuramente è un passaggio, c'è un gioco delle parti, è comunque un fatto importante di democrazia. Se si tiene sul pezzo, qui si può veramente costruire quella dal basso, quella che un tempo è stata chiamata anche la democrazia vivente. Grazie.